L'Italia intende realizzare con l'Algeria un partenariato in un'ottica anche ovviamente di costruire ponti tra la sponda nord e la sponda sud del Mar Mediterraneo e contribuire alla stabilizzazione di una regione che per l'Italia e per l'Europa è fortemente strategica. Una porta per l'Europa, l'Italia hub energetico, l'Algeria tra i principali partner per realizzare questo progetto. Nel primo vero bilaterale del governo Meloni si firmano alla presenza dei numeri 1 di Eni e Confindustria accordi su energia, imprese e spazio. Si lavora sul vero obiettivo di questo governo, quello che è stato definito il Piano Mattei per l'Africa. Un progetto ambizioso che questo governo si è dato. L'hub è fatto di gas, bisogna avere il gas da portare in Italia, quello direi che in due anni e mezzo riusciremo ad avere il gas necessario ai nostri consumi. Però la sicurezza energetica è fatta di gas ma anche di infrastruttura. L'Europa non può che guardare con interesse alla visita del primo ministro italiano qui in Algeria, primo fornitore di gas per l'Italia, specie dopo i problemi per gli approvvigionamenti scaturiti dal conflitto in Ucraina. Questo lavoro che l'Italia sta facendo non lo sta facendo solamente per sé, lo fa per l'Europa intera e quindi probabilmente converrà e sarà utile anche per l'Europa sostenere quel lavoro. Guardare a sud è qualcosa che secondo me andava fatto anche prima. Non è troppo tardi, il prossimo Consiglio europeo affronterà parte di queste tematiche. Insomma, aumentare la fornitura per l'Italia e l'Europa, lavorare sulle infrastrutture con attenzione alla sostenibilità e alle nuove tecnologie. Un piano da realizzare nell'arco della legislatura. Anche per questo il Presidente del Consiglio italiano sta già pianificando altri viaggi in Africa. Prima di lasciare un paese che l'ha aspettata e poi accolta con tutti gli onori, Meloni ribadisce la posizione del suo guardasigilli. Il Ministro Nordio ha la mia piena fiducia, essendo il tema della giustizia uno dei temi principali importanti sui quali questo governo intende lavorare da subito. Credo che quello con Nordio sarà uno dei primissimi incontri che farò con i ministri. Mettere mano alle intercettazioni per migliorare qualcosa che non funziona perfettamente, ma insieme con la magistratura, non contro. Sicuramente quello che non funziona è un certo utilizzo che delle volte si fa delle intercettazioni, e questo lo sappiamo tutti.